Già dalle prime battute si percepisce un tono aulico nel raccontare, molto solenne, un qualcosa che ha nella descrizione della natura, una descrizione che è tesa poi a dare l'impianto, il senso di solitudine, di mistero, insomma, di entrare in un territorio quasi sacro, delimitato dal fiume, dagli alberi, dalla foresta, con una grande aggettivazione si raccontano i formi, i colori, la luce, il fiume, il sole, i luoghi. Si sta per arrivare in un territorio che non è solo un territorio della natura, ma è anche un territorio della mente. E questo viene descritto con una ricchezza di aggettivazione che permette una progressiva identificazione, una sintonia tra questo mistero, cioè questa realtà, quella della natura che domina, e quella dell'animo umano, e quella dell'animo di chi si appresta ad entrare in questo luogo insieme con il protagonista del racconto. Un protagonista bianco, che entra in un territorio, diciamo, indigeno dove vivono i malesi. Si entra in un mondo immobile, c'è il silenzio, il buio, e dove c'è una vita dispersa, la vita di un uomo che in qualche modo si è ritirato in quel luogo, in quel posto, perché è fuggito. È dovuto fuggire per causa di un amore contrastato, di un amore impossibile, insomma, che ha voluto in qualche modo conquistare a tutti i costi. Il bianco, a un certo punto, che conosce Arsat, questo indigeno che abita questa capanna, si ferma per la notte. E c'è l'incontro tra i due personaggi che già si conoscevano. E qui avviene un meccanismo narrativo che poi verrà ancora seguito da Conrad, ma avviene per la prima volta, dove non il protagonista, ma uno dei personaggi della vicenda diventa lui il protagonista della storia e il centro, il fuoco del racconto è legato alla storia che si sviluppa all'interno di questo incontro. E qui c'è un altro personaggio che conosciamo appena, nel senso che non entriamo mai direttamente in contatto, ed è la donna di Arsat, questa donna per cui lui è fuggito, ha lasciato tutto. E ora è lì, febbricitante, scotta molto, sta per morire, non ci sono medicine, evidentemente è in preda alla febbre, ma noi non sappiamo cosa, non sappiamo perché si è ammalata e quasi non la vediamo mai, la sua non è quasi descritta, mentre c'è questo perdersi molto, no? E continuamente nella descrizione della natura, di tutto quello che succede intorno, perché ha continuamente una risonanza rispetto a quello che succede nel racconto. Questa donna è una presenza, si sente la presenza della sua morte imminente, ma non si conosce quasi altro di lei, se non quello che percepiamo poi nel racconto di Arsat, perché in quella notte lui ne approfitterà per raccontare la sua storia. E anche qui lui racconterà una parte della sua storia, cioè quella che lo ha portato lì. C'è un bisogno di parlare, c'è un bisogno di dire di quest'uomo che in questa immensa solitudine, in questo luogo dove da solo sta affrontando o stava affrontando la perdita dell'unico essere al mondo per cui lui si è trovato lì e che ama veramente.
E quindi si lascia andare e racconta quella notte. E questo, diciamo, lo aiuta anche a staccarsi. Lo aiuta nel suo lavoro di elaborazione di una perdita, di un lutto. E qui c'è una doppia perdita. Quindi racconterà come lui sia fuggito per amore di questa donna. Racconterà un po' come si è svolta questa fuga e l'aiuto che ha avuto in questa fuga dal fratello, fratello che amava molto, con il quale aveva fatto molte cose, era forte, prestante come lui. E questo fratello capisce quanto questa donna fosse importante per lui e quindi lo aiuta anche personalmente, nel senso che insieme a lui organizza la fuga e non solo, ma diventa lui stesso una vittima sacrificale di questa fuga, perché lui darà la possibilità ad Arsat di sottrarsi alla cattura quando verranno inseguiti. Quindi il fratello morirà, si sacrificherà per Arsat. Tutto questo racconto si sviluppa e diventa il centro della narrazione. Nel frattempo la donna di Arsat muore durante la notte e il mattino dopo bisognerà riaffrontare la realtà. Lui sarà solo. La proposta è quella di imbarcarsi, di andare, di uscire da questo luogo attraverso questa imbarcazione che ha sostato lì durante la notte, insomma, in compagnia del suo amico. Ci sembra di cogliere poi il senso del destino, quel destino che dominava un po' la tragedia greca. Arsat diventa in questo momento un eroe conradiano, assume la posa di un qualche protagonista di una tragedia greca laicizzata. Se ne rimane in piedi solo nella luce spietata, rimane il luogo a dominare la scena, e questo è il luogo dove lui ha perso il fratello, dove ha perso la moglie, dove ha perso la compagna. Non può abbandonarlo. Rimane lì, testimonio di un destino che si è compiuto e al quale non c'è rimedio. L'uomo non può opporsi al destino, lo deve accettare, ma nello stesso tempo non può neanche fuggire alle sue conseguenze. Rimane testimonio di tutto quello che si è compiuto e di quello che è stato, una testimonianza. E la natura riprende ad essere dominante nella scena.